Seminate un'azione e raccoglierete un'abitudine. Seminate un'abitudine e raccoglierete un destino, perché le abitudini costruiscono il carattere. Questa è la sequenza: un'azione, un'abitudine, un carattere e un destino. Siamo noi i creatori di noi stessi. Come vi state costruendo ora, così sarete in futuro. Quello che siete ora è esattamente quello che avete costruito in passato. Ciò che seminate, raccoglierete. Così leggiamo sul Precetti aurei dell'esoterismo di Gottfried de Purcha. Un insegnamento fondamentale della religione saggezza è che ogni atomo, essendo parte inseparabile dell'universo, ha racchiuse in se stesso tutte le potenzialità di quell'universo, come il seme contiene in sé il futuro albero. Quindi, ogni atomo diventerà nel tempo un uomo, poi un dio, poi raggiungerà gradi ancora più elevati della vita divina. Ne deriva che nel caso dell'uomo queste possibilità sono state esternate fino allo stadio umano, il punto in cui subentra la responsabilità di creare il karma personale. Da questo momento in poi, fornito di mente e libera volontà, egli forgerà il proprio destino. La teosofia insegna che in quei primi periodi l'umanità fu istruita alla vita da grandi insegnanti, i quali immisero questi pellegrini sul loro lungo cammino verso la divinità. Fin da allora hanno vissuto per molti, molti periodi, in vari climi e sotto varie condizioni razziali e in differenti civiltà passate. L'uomo non è mai stato lasciato senza luce sufficiente per trovare la via. C'è stata la voce della coscienza, ci sono stati risultati delle azioni sbagliate o buone per il futuro, c'è stata la mente di interpretarle e la libera volontà di scelta. Quindi è giusto dire che l'uomo ha creato se stesso e il proprio karma. Quest'ultima espressione implica il fatto che ogni azione ed ogni pensiero alterano il carattere. Noi cambiamo in ogni momento, non rimane nulla, nemmeno per un istante, in status quo. Perciò l'uomo è costantemente, progressivamente il risultato, il frutto di tutti i suoi pensieri, di tutte le sue emozioni ed azioni, sia che usi oppure no la sua volontà. Ad ogni momento, egli è la sua stessa autobiografia. Egli è il grande artista che ha in mano gli strumenti del suo destino ed è costretto, sotto le leggi dell'essere, ad incidere sempre di più, finché l'esterno diventa un tempio degno del Dio interiore. In verità, la vita è l'arte più grande, quindi ogni momento può essere preso come un nuovo punto di partenza, come espresso in un magnifico saluto all'alba. Guarda questo giorno perché è la vita, la vera vita della vita. Nel suo breve corso giacciono tutte le possibilità e le realtà della tua esistenza. Chiaramente possiamo espanderci e crescere solo dal punto al quale siamo giunti. Qualsiasi potere o visione siano stati ottenuti, nessuno può portarcele via. E qualsiasi pesante ciarpame, abitudini dannose o qualità degradanti che una persona ha acquisito, evidentemente possono essere rimosse solo suscitando la volontà di chi li ha acquisiti. Sono diventati parte della natura e nessun salvatore estraneo, mediante quale processo magico può estirparli dal carattere di un altro.
Ma i salvatori cercano e hanno cercato in tutte le epoche di risvegliare il guerriero nel cuore di ogni pellegrino che ha smarrito la propria via. Quando ha luogo questo risveglio, il dominio del karma è alterato. Tutto lo scopo della vita prende una nuova direzione e gradualmente sono generate le forze costruttive che modificano le vecchie forze distruttive. Dobbiamo affrontare le energie già generate, ma a quel punto possiamo affrontarle con coraggio e comprensione e con una nuova armatura che se non possono perforare, nemmeno con una uguale forza opposta che le neutralizzi. I caratteri deboli forniscono un epicentro per il karma. Prendono le cose alla leggera, così come vengono, vanno alla deriva lungo il fiume della vita, gioiscono e soffrono senza chiedersi perché, e poi lasciano i loro corpi in cui sono entrati. Ma la natura non permetterà che sia sempre così. Alla fine sopraggiunge l'impulso karmico, lo stimolo karmico, e allora soffrirete un poco, ma nel farlo vi risvegliate e cominciate a crescere. Benedite lo stimolo karmico, non ne abbiate paura, guardate all'essenza della divinità dentro di voi, ricordate che ogni cosa che accade è transitoria e che da ogni cosa potete imparare e che nell'imparare crescerete, crescerete grandemente e da questa grandezza passerete ad una sfera più ampia di grandezza. Sempre da Gottfried de Purca. Questione di tutti, si intitola il testo. Ma quando il vero uomo si è risvegliato e afferra se stesso coscientemente e coopera con la natura che sta cercando di evolverlo, il suo sbocciare avviene rapidamente. Il passato deciderà gli eventi futuri, quelli che possono portare un immediato senso di gloriosa libertà, con simpatie più profonde, nuovi amici, nuove opportunità. O forse più spesso disgrazie, sofferenze o nemici che possono essere evocati dal misterioso passato, perché nessuno di voi è sfuggito alla legge universale. Tutto questo comunque non fa che chiarire il percorso. Alla fine, questa evoluzione autodiretta lo porterà negli spazi aperti della libertà, la porterà a soluzioni magnifiche in amicizia con i grandi esseri che ci hanno superato. Leggiamo nella Teosofia di Catherine Tingley. Noi siamo sempre al margine delle grandi opportunità e ad un punto cruciale. E quindi, invece di afferrare questa opportunità e muoverci su un panorama più esteso ed una vita spirituale più ampia, indietreggiamo, ci tratteniamo per insicurezza e così le perdiamo tutte. Il presente è un ciclo insolito e in questa vita non incontreremo ancora queste opportunità. Non abbiate paura di niente, perché ogni sforzo ripetuto è una lezione che trasforma in esperienza tutti i fallimenti, tutti i peccati. Comprendetemi quando dico che alla luce di uno sforzo ripetuto il karma di tutto il vostro passato cambia. Non è una minaccia. Sta come un memoriale, una reminiscenza della passata debolezza e un monito contro i fallimenti futuri. Quindi non abbiate paura per voi stessi. Siete voi che guidate la rinascita dei vostri sforzi, pur avendo fallito centinaia di volte. Cercate lentamente di farne la vostra ragione di fedeltà, in modo che altri possano seguirvi. Abbiate paura solo di non riuscire nel vostro dovere verso gli altri e anche allora abbiate paura per loro, non per voi stessi. La malattia fisica è una delle espressioni non piacevoli del karma passato. Si mostra anche nei bambini che possono nascere con questo marchio. I compilatori del Nuovo Testamento mettono in evidenza di conoscere questa realtà nella domanda riportata nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 9, versetto 2. Maestro, chi fu un peccare? Chi fu, chiedo scusa, a peccare?
quest'uomo che è nato cieco o i suoi genitori? Ebbene, Gottfried de Perucca, parlando della malattia, ha detto: vi dirò un piccolo segreto esoterico a questo proposito. Ogni volta che un uomo si imbatte in una passione, sia di desiderio o di collera, di paura oppure di odio, egli ha perso il controllo su se stesso e al momento esemplifica le caratteristiche e il potere di alcuni elementali sotto la cui influenza è caduto. Questo fatto naturale, così semplice, così facilmente comprensibile, è la base della vecchia superstizione dell'influenza dei diavoli sugli esseri umani. Questi elementali non sono diavoli, sono semplicemente esseri elementali che hanno una naturale e forte affinità con l'uomo. Guardano molto all'uomo come noi umani guardiamo agli dèi. Ma quando l'uomo comincia a degenerare e cade nella loro sfera inferiore, allora si verifica la loro opportunità. Essi agiscono automaticamente ed istintivamente, impersonalmente e senza coscienza, come fa la corrente elettrica. E qui posso dire che la corrente elettrica non è altro che un flusso di questi esseri elementali. Girate l'interruttore, liberate la corrente e, se le circostanze sono favorevoli, l'uomo la cui mano ha premuto l'interruttore è un uomo morto. Andrò un po' oltre. Le malattie a volte sono il risultato della perdita dell'autocontrollo, sia in questa che in qualche vita passata. Possiamo dire che un elementale è entrato nell'aura vitale dell'uomo e se l'uomo non lo espelle con la sua volontà e con l'ispirazione verso cose più nobili, in altre parole, riassumendo, il suo vigore, quel seme, crescerà e la malattia con le sue orribili conseguenze ne sarà il risultato. Espellere questo elementale con la volontà è del tutto diverso dalle cure attraverso metodi psichici. Prosegue il testo di Perucca. Un uomo, in verità, può apparentemente curare certe malattie del corpo se è in grado di usare alcune facoltà psicologiche che ha, ma i risultati non sono validi. Tutta la malattia è una purificazione, una pulizia. La legge della natura è che il veleno dovrebbe fuoriuscire. Se rimane dentro, avvelena il corpo, avvelena la costituzione, anche peggio di prima. E i medici del futuro sapranno perfettamente come espellere la malattia dal corpo, in modo che il corpo non sia del tutto danneggiato. Ma state molto attenti a non far rientrare questo veleno respingendo il flusso della coscienza, perché prima o poi il problema si ripresenta, nonostante i vostri sforzi, ed esso avrà acquisito forza e potere, sarà come 10 diavoli peggiori del primo. Andrebbe aggiunto che i fisici che si riferivano alla citazione fatta prima, sono quelli di un futuro distante, non immediato. Ogni armonia attraverso il benefico processo della natura tende a lavorare in superficie. A volte osserviamo in noi stessi o in altri una successione di disgrazie o disastri che sono comunemente attribuiti alla sfortuna. Poi improvvisamente la fortuna cambia le sue tattiche ed ogni cosa intrapresa ha una svolta positiva. Questo suggerisce che il cosiddetto cattivo karma ha esaurito la sua forza. Ma è veramente cattivo solo se le lezioni non sono state imparate.
Solo se continuiamo a vagare nella vita inutilmente, in un atteggiamento pigro, inconcludente, sballottati alternatamente tra il bene e la cattiva fortuna. Se la gente potesse solo realizzare che sono i risultati di ciò che essa ha pensato, ha sentito e fatto in questa, che essa, in questa e in altre vite, che attraverso questi pensieri e queste azioni ha veramente alterato la struttura del proprio carattere, un carattere che spesso attira la mala sorte, non imparerebbe l'autocontrollo, la gentilezza, una cooperazione utile e quindi diventare forze benefiche in natura. La natura umana è complessa e i risultati della disarmonia si esprimeranno naturalmente attraverso i canali in cui si è verificato il disturbo. L'intero soggetto è complicato nelle sue elaborazioni, pur essendo semplice nel suo schema in generale. E sarebbe inutile nel nostro attuale stadio evolutivo cercare di seguirne i dettagli. Qualche volta vediamo un corpo deformato, una mente raffinata e una disposizione allegra nello stesso individuo, oppure un corpo robusto che ospita una mente distorta e un'indole egoistica, oppure un corpo. Basta. Nel primo caso i semi della malattia si stanno esaurendo, mentre nel secondo caso sono stati impiantati, anche se le energie fisiche possono essere abbastanza forti da resistervi attraverso quell'incarnazione. Spesso vediamo un bel carattere, raffinato, simpatico, in uno che sta lavorando strenuamente a beneficio dell'umanità, ma che non si cura del corpo. In tal caso, sembrerebbe che il karma comincia e finisce sul piano fisico, sebbene debba esserci una reazione da un piano all'altro. O uno può concentrare le sue energie sulle leggi della salute e dimenticare le sofferenze dei suoi simili. Dappertutto può accadere e potrebbe ottenere temporaneamente un corpo forte, ma a che costo? La legge regna sempre. Noi otteniamo ciò per cui lottiamo ardentemente. Le infinite potenzialità dell'universo sono davanti a noi, ma solo chi è in sintonia con quella legge predominante, la legge della compassione, può sostenere le sue vittorie. Quando alla fine questa grande acquisizione diventa un fatto, si dice che l'uomo si eleva sul karma. Comunque, questa è solo una figura retorica. Il karma agisce sempre, dappertutto, ma quando le grandi correnti dell'universo non sono più ostacolate, non si avverte alcun attrito. Uno va avanti facilmente, rapidamente, conoscendo la gloria dell'azione e la felicità della crescita. Termino leggendo un paio di periodi della dottrina segreta della Madame Blavatsky. Sì, il nostro destino è scritto nelle stelle, solo che più stretta è l'unione tra il riflesso mortale, l'uomo, e il suo prototipo celeste, meno dannose sono le condizioni esterne e le susseguenti reincarnazioni che nemmeno i Buddha o i Cristo possono evitare. Questa non è una superstizione e meno di tutto è fatalismo che implica un corso cieco di qualche potere ancora più cieco. E l'uomo è un agente libero durante tutto il suo soggiorno sulla terra. Non può sfuggire al suo destino prevalente, ma alla possibilità di due sentieri che lo portano in quella direzione. E può raggiungere la meta della miseria, se questo è decretato per lui, sia nelle bianche vesti immacolate del martire o, di sua volontà, nelle vesti grossolane durante tutto l'iniquo corso. Vi sono condizioni esterne ed interne che influenzano la determinazione della nostra volontà riguardo le nostre azioni, ed è il nostro potere seguirle entrambe. Quelli che credono nel karma devono credere nel destino che dalla nascita alla morte ogni uomo sta intessendo filo per filo intorno a sé, come un ragno tesse la sua ragnatela.
E questo destino è guidato sia dalla voce celeste del prototipo invisibile fuori da noi, sia dal nostro più intimo uomo interiore astrale, ma che troppo spesso è il genio cattivo dell'entità incorporata chiamata uomo. Entrambi portano all'uomo esteriore, ma uno di loro deve prevalere e fin dall'inizio dell'invisibile lotta. La rigida e inflessibile legge di compensazione avanza e prende il suo corso, seguendo fedelmente le oscillazioni. Quando l'ultimo filo è intessuto e l'uomo è apparentemente avvolto nella rete del proprio comportamento, allora egli si trova completamente sotto l'impero del suo destino, creato da se stesso. Allora, il destino lo fissa come un guscio inerte contro l'inamovibile roccia, oppure lo trascina via come una piuma sollevata dalle proprie azioni. Questo è il karma.